Angelini. Ho l'onore questa sera di parlare da moderatore moderato. Autorità, cittadini, signore e signori, Francesco Urso, combattimento di Vercelli e Guarnone, 9 settembre 1943. Siamo praticamente a poco più di un mese dal 77° anniversario di una vicenda storica tragica che è scritta nei cuori, nei momenti di tanti anziani e che questa sera viene trasferita grazie al giudice, magistrato, si sentiva, attivista di Stato, Francesco Urso, che salutiamo con un grande applauso, il quale con questa pubblicazione fresca di stampa rende di nuovo omaggio al suo luogo nativo. Ci sono relatori d'eccezione, c'è un pubblico d'eccezione. Mi corre l'obbligo innanzitutto di passare il microfono per i saluti introduttivi all'assessore Anna Maria Di Curto, che rappresenta il sindaco avvocato Raffaele Ambrosca, che è spiritualmente presente, e noi pure rivolgiamo una parola, perché l'amministrazione comunale, d'intesa con la Proloco e con il nucleo comunale di protezione civile, ha inteso promuovere questo evento che merita l'attenzione di tutta la comunità, da Gellese e da noi. Ringrazio in modo particolare Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Visco, e salutiamo con un applauso il signor Questore il dottor Antonio Borrelli, e tante altre autorità, vorrei citarne alcune, tra l'altro il dottor Gallozzi, del dirigente del commissariato di Aversa, della Polizia di Stato, il dottor Graziano, della Polizia di Stato, il commissariato di Castel del Turno, il capitano della compagnia dei carabinieri di Casal di Principe, che sono stati lì. Però per cui io ringrazio adesso in modo particolare anche a nome del sindaco il maggiore Nocera, pilota del nuovo storico Francesco Baratta, che questa sera rappresenta il comandante, il colonnello pilota Nicola Lucidero, che è stato trattenuto da impegni persani. Passo immediatamente la parola all'assessore alla cultura di Cancello e Carnone, dottoressa Anna Maria Di Curto. Buonasera a tutti, porto con me i saluti del sindaco, che purtroppo per impegni istituzionali questa sera non è più con noi. Voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito a tutte le autorità civili, militari e religiose. E do il benvenuto a tutta la popolazione di Cancello e Carnone che è venuta a questo convegno. Innanzitutto, in particolare, vorrei ringraziare il nostro concittadino, il giudice dottor Urso Francesco, che ancora una volta ha dimostrato il legame affettivo che ha per la nostra comunità. Ed è proprio a lui che passo la parola. Buon ascolto. Parlo
con Ernesto Branco. Che è amico, spesso avviene non solo la vista, io e te dico queste parole che dico a qualcuno. E tra l'altro con i suoi anni, il mondo è più di più. Quello che mi ha detto è una persona. L'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di presentare questo mio lavoro sul bombardamento di cancello armato, che è solo la tappa di un processo più lungo, perché il 25 di aprile, oltre all'inaugurazione della biblioteca comunale intitolata a Tilde De Caprio, ci sarà un grandissimo impegno culturale con la presenza di studiosi di alto livello, ai quali anche il presente professore Gianni Cecchi. Domani al regista dell'operazione, mio amico, professor Vincenzo De Caprio, lo farò morire di invidia perché gli dirò che è successo stasera. E lui già so che non essendo potuto venire, si mancherà poi dopo che il racconto per non pensare. E infine, devo necessariamente ricordare ancora il professor Cecchi. Io non lo conoscevo. L'ho utilizzato però un suo studio importantissimo, perché per chi voglia conoscere la storia della resistenza, non solo, della nostra terra di lavoro. Ho avuto la fortuna poi di conoscerlo e poiché so che molti di voi, non so con quanta fondatezza, danno credito alle mie parole, vi dico che il professor Cecchi è uno dei componenti di quella pattuglia di studiosi dell'Italia meridionale che stanno riportando una luce vera sulla resistenza nella nostra zona e soprattutto ad annullare una credenza che si è formata nel tempo, che ha voluto radicare al nord, o che invece già al sud c'era stato, prima a Napoli e poi nel nostro paese, dove altissimo è stato il contributo di sangue. A Gianni Cecchi io lo ringrazio anche per questo. Comandamento di Cattolo. In questa piazza avevo poco più di 16 anni, per la prima volta ho parlato in pubblico qui, su questo momento. Ho ancora impresse quelle immagini di quelle persone che la guerra l'avevano vissuta, le loro parole, le loro lacrime, che io ho raccolto come un tesoro. E quando nel corso della mia vita
ho avuto la possibilità di ricordare questo evento, non ho mancato di ricordare questa esperienza. Bombardamento di Cancello non è dunque. L'8 settembre del 1943 fu annunciato da Radio Algeri l'armistizio. La gente in Italia scese nelle strade, suonavano le campane, balli, canti, suoni, era il ritorno della libertà, la cessazione delle sofferenze di una guerra feroce e senza senso. Anche in questa piazza ci fu un movimento popolare, tutti si accorsero a scambiarsi idee, opinioni, qualcuno a ricordare i figli lontani o anche quelli morti. Il giorno seguente, la mattina, la campana e i paesi e il richiamo suggestivo dalla preghiera fece accorrere alle nostre spalle nella chiesa stipata all'inverosimile tanti cittadini di Cancello che intonavano canti, liturgici e preghiere coccolanti che danno il senso della suggestione ed anche dell'unione. Continuarono loro quando nel cielo comparvero i portatori dell'Apocalisse. Loro non potevano accorgersi. L'allarme della casa del fascio era situato sopra il ponte. Chi stava in casa riuscì a fuggire nei ricoveri, i cosiddetti paraschegge, così li chiamavano. Altri non ebbero questa possibilità perché le bombe caddero proprio sulla chiesa. E la stragrande maggioranza delle persone che erano raccolte in preghiera passando dal canto suggestivo all'altro. Chi fortunatamente non era riuscito ad entrare si salvò e l'opera successiva, quando intorno crollavano le case, questi luoghi erano stati completamente sconvolti, la polvere che oscurava per terra i morti per ogni dove, sia qui che ad Arnone. E ad Arnone in un solo posto ci furono 18 morti, in una casa vicino alla mia, praticamente, che era la casa dei cugini di mio padre, il cuoce. Quando gli aerei, erano aerei alleati, gli anglo-americani, il Bomber Command, non c'erano, qui c'era la distruzione e la morte, i pianti per ogni colore. Chi sapeva che i propri familiari erano andati in chiesa, ritornarono e cercarono di contendere alla morte le persone che si trovavano sotto il macello. In qualche caso ci furono persone salvate, altre, ahimè, non riuscirono a scampare ad un destino ingiusto. Erano persone innocenti. E allora una domanda che io rivolgo soprattutto a voi, siete più giovani, perché altri che non erano bambini oggi hanno un po' di anni, non ce la fanno, tutti si sentono.
questi signori che hanno ucciso persone che non erano più nemiche, se c'era la pace e c'era la benestizione, i cittadini di Cancello al nome come i cittadini di Capo in particolare, perché la decisione del Bidei c'era stato il 6 di settembre del 1943 per distruggere i due ponti, questo stradale e il ponte ferroviario, era la causa prima della distruzione di questo paese, perché si trattava di due infrastrutture strategiche. Però la convenzione dell'AIA del 1907 questo tipo di comportamento terroristico lo proibiva. E sapete, questi signori, che ecco perché io ho voluto ringraziare la storiografia più giovane, finalmente sta parlando della responsabilità gravissima degli alleati e dei tedeschi, ovviamente, per questo tipo di attacco contro persone che non hanno altra colpa che quella di avere dei capi, dei governanti irresponsabili. Sono assolti, sapete come, questi signori, dicendo la convenzione dell'AIA non è stata rispettata, quindi non essendo stata rispettata noi la poniamo come regola fondamentale del nostro agire e perciò ne usciamo assolti. È successo per Nagasaki, è successo per Dresda, è successo per Guernica ed è successo in piccolo anche per Cancello. A Napoli non lo diciamo, però stiamo parlando di Cancello, anche per Cancello del Policarpo. Io sono un giurista abituato al rispetto geometrico della legge, mi ripeto ancora oggi che sono l'unico quando continuerò il mio impegno di studioso, non dimenticherò mai l'istruzione di Cancello del Ponte, diceva, appena il 95% non c'era più nulla, comune in parte abbattuto, le case frantumate, perché centinaia e centinaia di tonnellate di bombe furono sganciate su queste cose. Giustamente, a distanza di oltre 60 anni, è stato riconosciuto a Cancello d'Arione il titolo di medaglia di bronzo al merito civile. Non sto qui a discutere sul valore del metallo, perché mi passa la testa. Quanti erano i morti? E qui entra in gioco la responsabilità collettiva, perché tutto venga codificato. Alle nostre spalle, nel momento, si sono riportati 104 morti. La cifra è assolutamente inesatta per due ragioni. La prima, perché non riporta tutti i bombardamenti e tutti i morti, dicevo, del bombardamento del 9 settembre. Anzi, se il mio amico questore Ceramella mi dà, voglio leggere i nomi che non compaiono e che dobbiamo necessariamente inserire spalabile, perché se no la morte di costoro è una morte inutile, perché la più grave condanna è quella dell'oblio. E noi questa gente che ha pagato abbiamo il dovere di ricordarla e tutelarla. Persone che non compaiono e che dovranno essere necessariamente inserite, certo,
ci saranno spese da affrontare, però queste sono spese benedette. Parlo di Carmela Branco, Silvio Branco, Giovanni Cicala, Angelina Di Girolamo, Lucia Ressolini, Rita Robba, Anna Russo, Ercole Scioglio, Assunta Stefano. Non compaiono su questo nome e dal momento che c'è l'assessore porti immediatamente in sede istituzionale questo appello, che non è solamente mio, ma è l'appello della gente per un atto di giustizia. C'era un nome su di morti anche il 26 agosto precedente, perché fu bombardato il campo di Portolotto, ma le bombe colpirono i poderi della zona di Cancello e ci furono 6 morti, uno di Grazzanese, gli altri 5 di Cancello. Qui alle spalle sono riportati fortunatamente, e perché gli ha avvicinato un parente di Giovanni Comenzi, vi voglio ricordare che Giovanni Comenzi fu ucciso il 4 di ottobre dai tedeschi, secondo loro perché aveva violato il limite dei 5 chilometri che erano stati imposti con una ordinanza che il professor Gentile conosceva. Questo errore non riguarda solamente il cancellatore. Castel Volturno paga la stessa dimenticanza, e quindi spero che venga riportato in sede istituzionale questo messaggio che deriva. Sotto il comune sono esattamente indicati i nomi dei morti, però c'è la piazza. Io quando ero sindaco non lo sapevo, se no avrei fatto subito, lo dico. Piazza 8 ottobre 1943. In questo modo si dimenticano quelli di 5 che furono uccisi il 10 ottobre 1943 per rappresaglia dai tedeschi, poiché era stato ucciso un militare della Wehrmacht, e loro hanno scelto quattro persone che hanno mitragliato e fatto fuori. Anche qui è necessario quindi riprendersi con orgoglio, senza guardare, perché tra tanti sciupiniti in un'azione di manzoniana memoria che ci sono per le amministrazioni, in questo caso non aveva finito. Io penso di aver finito. Se vi ho annoiato vi chiedo scusa, ma io qui ci sono nato, vivo altrove, mi vanto anche di essere stato accolto dalla città di Cremona, che mi ritiene un suo cittadino. Io dico che sono un cremonese di Cancello. E quindi sapete di questi morti, c'è un dottor Lagrozzi, che è il comandante di Bernardo del commissariato di Aversa, che è stato con me, e quindi sa che io non mento, anzi non mi stravedeva per questo povero uomo che sono io. Quindi abbiamo tentato le cose, spero veramente di non dimenticare mai questo tempo. Ernesto, Don Ernesto, la diceva, una terra maledetta e amata. Io lo ripeto con lui, col sigillo autorevole, l'uomo che è senza tempo. Davvero solenne, le dico un discorso che viene da uno studioso che nella ricerca e nella passione civile, oltre che
e l'impegno in campo legislativo e giurisprudenziale ha fatto una grande cammina. Lo ringraziamo per essere qui stasera in mezzo a noi e per averci trasmesso queste emozioni e ricordi, centrato soprattutto sulla figura di un sacerdote. I due sacerdoti, non solo con il libro, che rappresentano con l'arcivescovo che è qui presente la Santa Romana Chiesa, che nella figura di Pio XII, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto momenti di atroci sofferenze, quando il Papa andò a partire San Lorenzo, c'è stata un'anticipazione di quello che è avvenuto durante la pandemia, quando Papa Francesco è andato a guardare quella chiesa di essere della terra. Il cuore d'obbligo però per il Signore e Signori di creare un intercapello per questo intervento del dottor Muzzo, un intercapello che è doveroso e poi l'intervento ufficiale, centrale, che è attesissimo. Noi operatori snoccioliamo alcune notizie un po' alla volta anche per dare il giusto tempo. Non è solamente questa sera presente qui il dottor Francesco Russo, ma c'è un altro illustre cittadino di un certo momento che è in questo momento, il quale io vorrei che lo dicesse, non solo porta lustro a Cagella Nuove ovunque è diventato in vada, come per l'altro fa a livello nazionale di Corruzzo, ma è coautore di questo libro, insieme a Geppino Peluso, a Mattia Viola e al grande Mattia Franco. Il poeta, dico io, Mattia Franco, già sindaco come Raffaello De Lucia, di una generazione di sindaci che avevano una passione antica, direi romana, ancora. Voglio ringraziare i colleghi della stampa, Peter Maisto, la mia direttrice, Peppino Pasqualino, Daniele Palazzo, Fernando Manzo e altri ancora. Voglio ringraziare il sindaco di Castel Volturno di Anni di Piombo, difficili, ma con lui si accompagnava anche solo l'avvocato e tutti gli altri commissari sono la prima, perché questa è una riunione in cui le autorità e i cittadini stanno insieme intorno alla storia e intorno alla vita. E allora veniamo all'intervento più atteso, quello del professor Gianni Cicchia, che è qui con noi, docente all'Università di Molise di Storia Contemporanea, è già venuto al Colloquio del Basso Volturno, è stato peraltro consulente del COCERAS, Comitato della Celebrazione di Eventi Storici di Grazzalise, e lo abbiamo visto parecchie volte in azione, di carattere divulgativo però, sia ben inteso, con il professor Guido D'Agostino, che è una celebrità nella ricerca sulla resistenza, il professor Corvese, ha ricordato spesso Peppino Capobianco e tutti coloro che nella vicenda del secondo conflitto mondiale hanno praticamente diciamo, speso energie, sudore, passioni, idealità. Concludo dicendo questo, è ricchissima la bibliografia del professor Gianni Cicchia e nemmeno questo che lo sapete, lo sanno tutti coloro che sono qui e speriamo che ancora negli anni prossimi egli possa tornare qui a portare nuovi contributi di studi di ricerca, fermo restando, a mio parere, vorrei che lui mi sentisse sonoramente, che la resistenza, come è stata concepita in maniera ortodossa, è stata soprattutto un fatto dedicato 170 anni. Io stesso ho intervistato Garibaldi, ma non di sempre, e il nome di battaglia di un partigiano che ho incontrato in Liguria due anni fa, passando su Conte Morandi due settimane prima, quindi mi sono salvato, e Garibaldi
mi raccontava di vicende in cui i partigiani, alcuni filofascisti, sono considerati come alla stregua di delinquenti assassini delle montagne e delle pianure delle valli, sono stati coloro che, e io credo di volta intorno a Bologna, con le mie figlie, in Emilia Romagna, in Toscana, praticamente ci sta una radice storica di partecipazione profonda alla resistenza. Pensate all'Agnese da Amorì, pensate alle staffette partigiane, pensate a quel coraggio che hanno avuto gli uomini, non solo come Pertini, di ergersi contro la dittatura in epoca in cui la dittatura trionfava, ma di coloro che col nazifascismo morente sono stati capaci di perdere anche le loro vite e di affrontare uomini e mezzi molto più potenti, tanto le loro vite. Il moderatore non è stato moderato, perché aveva questi doveri, comunque da esprimere questi saluti doverosi da fare, ma anche sinceri. E allora questa piazza, che è stata teatro di sangue, di lacrime, di tragedie, grazie al professor Gianni Cecchi, questa sera diventa accademia, diventa aula università, ed è per noi un grande privilegio poter lasciare. In questa presentazione mi carico, di quelle termine che vi voglio dire, perdonatemi, sono veramente annoiato. Speriamo di non fare accademia, ma di fare una chiacchierata insieme, mettiamo così, mi paro, no? Metto le mani avanti. Mi fa molto piacere essere qui perché il libro è bello, lo dico in termini formali, perché è importante che si lavori su queste questioni, e che ho incontrato un po' di gente un sacco di tempo, il dottor Giammella, eravamo tutti e quei più giovani. Io avevo appena preso servizio dell'Università di Studi del Molise e avevo l'onore di frequentarlo, era il suo incarico come questore della scuola di riserva. Quindi per tutte queste ragioni sono piacere assoluto, ma soprattutto perché mi date l'opportunità di tornare su una questione che io credo sia molto importante, è stata sottolineata anche da Francesco Mosso, a prescindere dalle singole vicende, a prescindere dal bombardamento di Capo piuttosto che dei bombardamenti di Napoli e quello di Cancello, il tema di fondo è quello della ricostruzione della memoria, della ricostruzione della memoria. La Seconda Guerra Mondiale è stata la più agghiacciante delle nostre esperienze, 60 milioni all'incirca, e dico all'incirca perché alcuni dati ancora oggi non sono chiari. E la ragione fondamentale per cui non sono chiari è che non abbiamo il dato preciso dei morti sovietici, che era talmente alto che dopo la Seconda Guerra Mondiale fu dichiarato un segreto di Stato, e quella stima varia tra i 20 e i 27 milioni a seconda dei conti. Quindi per questo fu perdonato. Alberto ogni tanto di nuovo. Troverete spesso cifre che oscillano tra i 50 e i 60 milioni. Diciamo che questo è comunque sono le grandezze, un'enorme macella. Ma poi meglio. Ed è l'altro, questo qui c'è un elemento quantitativo, un enorme massacro. La cosa ancora più inquietante è che la prima guerra della storia moderna, dove il bilancio dei morti in divisa è quello dei civili, è praticamente in parte. E guerra totale in termini compiuti, il 900 e il secolo di guerra, o fu anche la prima guerra mondiale, però o fu in maniera diversa. Anche la grande guerra è la divisazione dei conti, c'è un conto interno che partisce da quello di partire, non fa un apprendimento per l'economia nazionale, sono tornate a sostenere una guerra che è una guerra industriale, che è una guerra di massa. Il 92% non arriviamo al 10%, sono dei punti collaterali di un movimento di fronte. La Seconda Guerra Mondiale sono 55, o quasi. Ma anche qui è ancora nel mondo, quasi intorno a questo 50. I due punti esistono ancora, per l'interno, perché in realtà non sono solo una cosa. Coincide. E una delle ragioni, non è l'unica, ma una delle ragioni fondamentali di questa coincidenza è che lo sviluppo dell'arma aerea è tale da consentire il pieno coinvolgimento delle retrovie dei combattimenti. E l'idea che i civili dovessero essere colpiti come un obiettivo, non come un errore, non come un danno collaterale, ma come
come obiettivo della guerra che era esplicitamente quello. Addirittura il primo libro che parla di questa possibilità di un italiano che in guerra 2 nel 1921 pubblica un libro, il Dominio dell'Aria, in cui dice queste cose. Poi chi sviluppa la dottrina aerea e informale rispetto alle intenzioni di questo, ma i britannici già negli anni 30, le parlano i tedeschi ma non mettono mai in mano una flotta, capace poi durante la seconda guerra mondiale di portare le estreme conseguenze questo tipo di dottrina. Sì, c'è Guernica, ma non c'è una flotta di navi pesanti come invece altri paesi riusciranno a sviluppare nel corso della seconda guerra mondiale. Guernica è in quella che è spagnola, ma non è 37, quindi c'è la promotore della seconda guerra mondiale. Quindi un vero coinvolgimento di civili. Ora in questo qua, sto facendo una strada, l'Italia se la capa che la famiglia è quella che sono i morti, sono meno degli altri della prima guerra mondiale. Qui parliamo di 250.000 persone, nella seconda guerra mondiale noi abbiamo 440.000, 444.000 morti, non abbiamo molto meno, più o meno la cifra, di poco superiore ai morti degli Stati Uniti d'America. Largamente inferiore a quegli altri paesi che vedono i cibi enormi, penso non solo all'Unione Sovietica, penso alla Polonia, penso ad altri paesi che hanno invece un impatto molto più inferiore rispetto a questo cibo. Un impatto relativamente più leggero e inquietante il modo in cui si disaggregano questi cibi. L'8 settembre del 43 l'Italia si aggrega ed è una resa senza condizioni. L'Italia in presa ci confia. Ci ricordava Francesco Russo, per noi la guerra, perché l'abbiamo perduta, l'abbiamo dichiarata, dovrebbe essere terminata. La metà dei nostri morti sono morti dopo il settembre del 43, non fu una fine, soprattutto per i civili, perché di quella metà dei morti la stragrande maggioranza non sono più militari, sono civili. Nel quadro complessivo dei 450.000, che non c'è più 16, morti italiani, all'incirca il 16%, più di 70.000, sono morti sotto i bombardamenti. Non è cifra di poco quello. E il tre volte, quindi sono tre volte morti del sconfiggimento fascista. Sotto il campo estragista, noi in questo paese stanno circa 25.000 persone. Il dato è certo, è molto più recente, perché negli ultimi anni dove centinaia di giovani studiosi hanno contato le strade, facendo mettendo nome e cognome, però non è quello che abbiamo chiamato la mettendo nome e cognome di ogni singola strada. Prima pensavamo qualcuno una decina di anni fa che fossero 10-15.000, sappiamo che sono quasi 25.000. Sappiamo che in provincia di Caserta ce ne sono 800, e poco più di morti per mano stragista. Ecco, immaginate di moltiplicare per 3 questa cifra e avrete qualcosa che si avvicina ai morti italiani sotto le bombe. La stragrande maggioranza di questi morti sono morti sotto le bombe americane. Perché questa fu la guerra che ha fatto. La vicenda di Caccia d'Arnone non è un episodio. Il 9 settembre del 43 gli americani sono la quinta parte di Clark appena sbarcata a Salerno e iniziata l'operazione Valanga, l'attacco all'Italia, il blocco continentale. Questa operazione, in un bellissimo libro di quello che all'epoca era un giovane ufficiale dell'esercito britannico che partecipò al combattimento, si chiama Hugh Pope, poi diventa giornalista e un divulgatore di questioni storiche, fa un libro nel 66 intitolato Una valanga di errori. Lo sbarco di Salerno fu una valanga di errori, per la scelta del posto, per il modo in cui furono divise le truppe, a nord e a sud del fiume Sele, perché la piana di Salerno è circondata da una corona di monti, dove la 16ª divisione corazzata della Wehrmacht si asserragliò e bloccò in parte. No, pensate che tra il 13 e il 14 settembre Clark improvvisò addirittura il reimbarco dei propri uomini, facendo scandalizzare gli altri comandanti, perché era spaventato, perché effettivamente non si riusciva a consolidare questa linea. Perché vi racconto questo? Perché questa è la ragione per cui uno non la caccia da noi. Perché le difficoltà di quello sbarco spinsero gli alleati, quindi la pratica in particolare, a intervenire pesantemente con il comandamento, sia delle corazzate che avevano accompagnato lo sbarco nel porto di Salerno, sia dei bombardieri che erano utilizzati per la prima volta esattamente a
martellare il territorio per recuperare la difficoltà, interrompere le interviste, impedire i tedeschi di raccogliere altre coppie al nostro paese. La battaglia elettorale è procurata da solo, non con un fondamento. E poi veniamo agli appunti, impedire l'arrivo di questi rifornimenti e distruggere tutti gli assi logistici. Però via, i punti sono più puri. Il servo di 17 settembre, non è pensato. L'11 settembre il 14 pescare a Lugano, come stesso che la scelta di 4 utilizzare questa terribile economia, quello di poter colpire con precisione gli obiettivi che si siano arrivati per ovviare la difficoltà di comprare la situazione. Perché il mondo? Non è che il corso della tanto che in tutta la miscelizzata si può rivelare come ben riuscito il combattimento se il combattimento avvenimento un radio di almeno 600 metri dall'obiettivo fissato. Bombardare la ferrovia per prendere il circostone, bombardare per bombardare i punti sul più marcato per prendere il circostone per fare un migliaio di morti. Lo sapete che i punti sul più marcato poi le istruzioni tedesche non tirano, così come i punti all'interno, aerei passando gli obiettivi ferroviari che siano dalle capo. Quindi è un momento che per definire assolutamente. E questo è un primo lato, è l'aspetto di che in qualche modo è dentro un percorso che ci aveva messo di entrare nella guerra della parte sbagliata. Anche questo, perché la guerra, cosa mi danno in futuro, perché questo è un nostro Parlamento, il arriviamo a quella turma del 43 con tutto questo caso, con tutto questo caso. La cosa che si vede è importante, perché è stato giusto, solo che non si è fatto passare, se non è vero, così ti aspetti, come pare, la cosa più importante in questa storia del lavoro, che è così importante, è che la giornata da cui viene il nostro, e con il nostro comportamento, e con le nostre strade, non solo per l'esistenza. E la rivoluzione che qui, italiani che nel primo centenario della porta iniziano a lavorare fino al suo collegio per il professionale molto diverso che è quello che passa. Abbiamo immaginato noi stessi, la nostra identità e immaginare come abbiamo lavorato di tutti, la nostra memoria e la rielaborazione di tutti, la nostra figlia, la nostra
forse quando l'hanno pensato, che mi ricordate il mondo di cui è stato indimenticato. In realtà ho cresciuto sui titoli, e quindi all'università non si vede. Ci sono sulle seconda guerra mondiale italiana, però vedete moltissimi titoli sono presentati al 43, perché è più semplice parlare dopo la cosa del 43, quando inizia la resistenza, quando si pongono effettivamente al centro le forze che tornano in vita. La seconda costituente che l'hanno programmata la costruzione della Repubblica, ce ne sono molti in meno che parlano della guerra, ma anche della guerra fascista, per quello che ha significato, per il nostro contributo, le cose che abbiamo fatto, le nostre responsabilità. Quali di voi sanno che noi nel 1956 con il di Bassa in Messina e riconosciamo la nuova zona del 1996 grazie alla relazione della comunità di Maggiorità, ministro della Repubblica del governo tecnico? Riconoscere quelle cose significava per me una discussione di altre identità. Ora, in questa identità, da moltissimo tempo, che non c'è stato. Ogni giorno mi sta raccontando come l'assetto, quello che in qualche modo è stato beneficiato dall'attività di altri. E sono arrivati con te, gli americani, rapidamente di quella, capire qualsiasi manuale, come la guerra di cielo. Gli aiutati, sbarcando a Salerno, le truppe sono avanzate e possono apprestare tutto il mio corso perché ce l'abbiamo successo. Il tema è al centro, ma Salerno è questione di successo di tutto. Dalla precogione sono state le quattro correnti, sono state fatte talmente eclatanti che non può raccontare, magari isolandolo dal contesto. Le quattro correnti in Napoli, la prima città europea che insorgirà contro il nazismo, la prima, beh, fu un fatto eccezionale, questo è isolato da tutto il contesto. Addirittura abbiamo anche raccontato tutto un fatto di ragazzini, di cinesi, di monumento ufficiale che c'era alla fine degli anni 50, quando il giornale di un'era di cinesi. E non è così. E non lo dico per il fronte di due sottisti, sono convidati. Penso che io ritengo della vicenda della risata sembrante fatto da sempre, che l'amore della guerra si la ricchezza dell'impero, ma che la cosa di un giorno può essere, non forse semplicemente soltanto per l'orgoglio, ma per tutto il mondo americano, perché le ricerche storiche recenti hanno corroborato alcune cose che non c'è in corso da tempo, penso alle parole del professor Cortini negli anni 70, ai lavori, i grandi isolamenti di Peppino Carobbiano tra gli anni 80 e gli anni 90. Negli ultimi anni c'è una generazione, io sono un pezzo di questa cosa, non mi imputo, non è la professoressa Rinaudi con un punto di riferimento sarà qui il 25 aprile del 43, il 25 aprile del 2021, che era il convegno citato da Francesco, ed è un punto di riferimento straordinario importante in questo momento. Insomma, c'è una nuova generazione che, facendo punto su due fronti, è riuscita a intrecciare, a ridare contesto, a ridare valore. Nel 2012 il Ministero della Difesa finalmente le poche del terzo partito dell'Italia del Stato stanno una norma del fondo documentale dedicato allo studio del riconoscimento delle politiche di partigiano e di patriota che riguarda tutta l'Italia, dove scopriamo dal 2012, qualche anno fa, cosa ho fatto un po' di tempo per ordinare le tappe, perché io non ho neanche ancora del tutto documento, cosa scopriamo? Ci sono 8.000 domande che riguardano il giorno, quale è il tempo della realtà, un uomo di donne che fanno domande di riconoscimento per farlo, devono portare alle prove, devono raccontare quello che hanno tutti, a te un migliaio di persone, che si fecero delle domande, e con altre prove, delle domande che ci fanno, normalmente, che sono ancora in colpo, e ci raccontano una cosa straordinaria, grande domande, ma anche straordinaria, e ci dicono come il mezzogiorno, cioè non si è stato sempre, e sono presenti in maniera diversa. È la partecipazione al dolore, alle stragi, ai bombardamenti, ma anche alla resistenza, è avvenuta in maniera differente rispetto all'altro paese, non come se noi non facessimo l'altro della storia. Era una storia di recente, che è mezzogiorno il posto italiano dove i bombardamenti hanno vinto la cultura. La cosa che è stata sempre in mezzo, i bombardamenti, hanno ubicato per alcuni tempi gli inglesi erano più semplici di parlare male
piuttosto che nel 109, nella prima 42, quando si usare le varie montagne che legano i giochi americani, che fanno il proprio primo bombardamento in Italia a dicembre del 42. E sapete qual è la città italiana più bombardata, secondo il numero di anni, in termini di numero di morti, della città di Napoli, con più di 100, il secondo posto c'è Messina, e bisogna scavare molto perché è possibile la prima lettera del 100. Poi, il grande cittadino sanitario è venuto a dare una città di e poi come la cosa della rapida della Germania e quindi da questo punto di vista il contributo contro tutte le sofferenze sì, ma la provincia di Caserta è una delle province italiane che hanno più alto contributo in termini di morte per strada, anche qui affidate poi sicuramente le fonti con tutti i passaggi che sono stati fatti anche per arrivare a questa definizione quello che scopriamo è che oltre a subire questo non è la risposta di fatto lo fece in mezzo cioè dovessi dire un grande valore parlando della resistenza italiana ci sono tre resistenze la cosa di cazzo come il mio principale in Bologna e questi soldati si nascondono, sono reali,
questi soldati, i nostri soldati, le persone sono vicini, perché in quella viene spesa della città armata, le loro libertà, cioè le loro libertà sono vicini in Germania per una realtà. Con la voce che ci fa vedere, ma le risposte nuovamente, però non sono americani, ma le vicine, la bandiera, il consello, fatto da quello che accade, dopo la situazione in acqua, insomma, tutte le regole che vanno a fare, tutta la provincia di Napoli, quindi la terra non solo, ma sul confine, che è questa qua, terra di grazie, dottor Cecchi. Non ci stancheremo mai di sentirlo, perché
la ricerca continua consente di poter poi fare queste ricostruzioni sintetiche ma dense di obiettivi fatti e di testimonianze concrete reali. Io sulla scia di quanto ha detto il chiarissimo professor Gianni Cecchia, mi dirò che poco fa era presente l'ex sindaco di Grazzanise Vito Gravanco, a Grazzanise il 9 di nella notte tra il 30 settembre, qui è il 9 settembre, nella notte tra il 30 settembre del 43 e il 1 ottobre un ennesimo bombardamento provocò 120 morti e Grazzanise, prendendo esempio da Cangelo e dal Monte, che aveva onorato i suoi 114 morti, quindi diciamo formali, ricevendo la medaglia di bronzo a Dorozzi per questo, che onora la bandiera e di confavore del comune, anche Grazzanise ha sviluppato la stessa prassi ricevendo questo riconoscimento. E infatti, il professor Cecchi, non lo devo dire perché poi ci sono sempre questioni di copyright, quindi il professor Cecchi, tra l'altro, sta lavorando sul carteggio che riguarda questo sacerdote, Ciccio Montesano, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un genio, anche se poi molto quasi forte. E c'è un carteggio del professor Franco del Sicore, lì, professor Franco Cambio, è un carteggio prezioso che il professor Franco del Sicuro sicuramente metterà a disposizione del professor Cecchi. Allora adesso c'è un momento importante che prelude al momento solenne. Sono tre step finali e andiamo a casa. Il primo step è un onore da manifestare ai testimoni di quegli eventi di cui questa sera abbiamo parlato. Sono presenti qui in casa. Noi li saluteremo ad uno con un applauso. Ci sono, loro magari si possono alzare un attimo i piedi così li vediamo, no, loro, noi rimaniamo seduti altrimenti creiamo un problema. Allora sono 14 nomi di testimoni, quindi di coloro che lanciavano urla disperata, come il giornalista ha scritto su un articolo in circola giacca di voi, sulla manifestazione di questa sera qui a Cagliari per noi. Eleonora Branco, Domenico Branco, non sono potuti venire, ma in piazza, in questa piazza Accademia, in Stata Accademia, sono presenti Francesco Buono, lo vogliamo vedere come vedi, eccolo qua, grazie, Giuseppe Natale, con la moglie Rosa Elisetta, grazie, Anna Cacciabuoni con la figlia Marinella Viola, grazie, Amedeo Brosca, Maria Branco, Mario Brosca, Maria Teresa De Caprio, Giuseppe Della Valle, Salvatore Di Gennaro, Antonio Messina e Giuseppina De Caprio. Loro hanno reso delle testimonianze di cui troverete nel libro, addirittura vedete quanto è stato diciamo, aperto anche voglio dire, alla questione comunicativa, al registro linguistico, no? Francesco Luzza ha riportato le loro testimonianze in dialetto cancellese e questa è una grandissima perla, non altro dubbio. Allora è finito il primo step che è un doveroso omaggio a loro. C'è un secondo step e poi c'è il primo finale. Il secondo step è a cura di indovinare di Francesco Luzza, il vostro. Non c'è step, io già so che cosa il nostro Francesco farà, però io voglio chiedere per la preghiera che fu interrotta
dei nostri genitori, a prescindere adesso dalla pettinezza prima nei confronti della religione, la dobbiamo concludere attraverso le bombe da Montevo e i popoli. Grazie, allora ci prepariamo tutti a questo momento conclusivo che sarà veramente un momento di grande raccoglimento come solo Monsignor Vito sa fare, quindi noi ha partecipato alle sue celebrazioni già lo sa. Io voglio, per cui voglio concludere, diciamo, da parte mia, anticipando i ringraziamenti perché l'ultima parola sia veramente di sua eccellenza. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale di Calcetto d'Arnone, nella persona del sindaco, dell'assessore, di tutta l'amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, e sicuramente anche l'opposizione e democrazia fa molto. Dobbiamo ringraziare la polizia municipale, la protezione civile, dobbiamo ringraziare Elisa Cacciacuori che ha lavorato in una maniera tremenda con Mattia Franco, quindi con l'autore. Vedete, mi fanno parlare a me questi miei amici, però loro che sono studenti hanno molti meriti in più, molti meriti, hanno lavorato per tutti noi. E dobbiamo ringraziare ancora i familiari delle vittime che sono presenti e dobbiamo ringraziare tutto il popolo di Cagello Antone che da noi stasera è stato leggermente rappresentato. Io cedo il microfono, specialmente con la presenza del mio ministro, arcivescovo della diocesi antichissima di Capua, che al momento ai venuti e qui sul marmo porta i nomi delle vittime, concluderà questa meravigliosa cerimonia. No, da quella mia c'è insieme. Volevo dire una cosa prima di invitarvi a chiedere per concludere questo momento. Chi ha letto il libro avrà letto anche la prefazione del libro. Come il 1900 e non sa se quello che ha scritto è un libro di storia. Allora ci ho fatto una riflessione di questa cosa, ma che cos'è un libro di storia? Un libro di storia è il racconto asettico di una situazione che si vede da lontano, però se è così, il nostro dottore non ci può essere. Se invece scrivere un libro di storia significa metterci in pathos la partecipazione, cuore. Allora vuol dire che quello che abbiamo prima detto di titolo di Gerardo si rende conto che è un testimone più importante di c'è un punto molto importante però e cioè lui l'ha citato quando ha parlato della funzione dei danni a non rispettare. Il libro termina con il nostro padre, divenne la storia da Simone Magico. E la frase che lui ha usato è questa. La cattiveria, io ho una tradotta di cambio di questi contrattamenti, è stata cancellata dal diluente della cattiveria. Vuol dire allora che l'uomo è capace anche di negare la verità e giustificare anche il male con una ideologia che non esiste. Che vuol dire che non esiste una guerra giusta, non è mai esistita. E anche quando alla fine di un conflitto il vincitore diventa giudice delle malefatte degli altri e delle proprie, è logico che la lettura della storia non è quella esatta. E questa sera quella che soggetto c'è introdotti in un esperimento di rilettura che ci aiuta a comprendere veramente che il male è sempre male e non esiste una guerra. Quindi non lasciamoci prendere di fronte a situazioni di separazione tra il bene e il male da del tutto fatto con la capacità di colui che ha vinto e ha la possibilità. Thank you.
momento di preghiera per tutti i nostri morti. E in alcuna parte dei nostri concittadini, dei nostri concittadini, è morto mentre stava in chiesa a pregare. Il dottore del libro ha citato molte testimonianze, ricordandole anche in diretto. E molte persone ne stavano scandalizzate, anche noi, di fronte a feriti e cattiveri, sono scandalizzati, ma dove erano? E sembra che sia un tramonto, come raccontato all'inizio, riportando le parole di Don Ernesto, quando a tramonto insieme al corredito vedeva il sole che tramontava e parlava di buio o silenzio. Ecco, a volte noi non ci accorgiamo della presenza del Signore nella nostra vita, specialmente in situazioni drammatiche come quelle che stanno ricordando. E per questo ci ha invitato a concludere la preghiera che coloro che noi non possono concludere. E io invito a una doppia il Padre nostro e il Padre nostro. Il Padre nostro ci ricorda che siamo tutti fratelli. Infatti non diciamo Padre di Dio, Padre, cioè Padre di Dio. Anche di quelli che possono essere fratelli. E siamo tutti fratelli. E quello che già stanno vivendo, certamente, nella gloria della braccia della comunità, coloro che in quel lontano settembre lasciano questa vita per la cattiva. Grazie per aver invitato e di nuovo Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per i nostri debiti, l'eterno riposo, dona loro, o Signore, e stenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.